Due trasferte durissime nell'arco di 24 ore, con 4 punti su 6 siamo molto soddisfatti di quello che ci portiamo a casa. Parole e musica di coach Tom Pockel nel dopo partita di Znojmo, e dargli torto è davvero impossibile. Bolzano piazza il colpaccio in Repubblica Ceca, manda al tappeto la terza forza del campionato e fa un altro passo in avanti nella corsa verso le top 6. Match subito in discesa per i Foxes, che dopo neanche un minuto si aggrappano a Steve Saviano, che aggira la gabbia e beffa Nekvatal tra i gambali per l'immediato vantaggio biancorosso. La reazione di padrone di casa è rabbiosa. Senkrik si fa murare da Hüble una combinazione in 3 contro 1, quindi è Yellowhorn a far suonare la traversa della gabbia altoatesina. Bolzano schiacciato ma pronto a ripartire in contropiede. Saviano è ispiratissimo, questa volta però Nekvatal trova una risposta all'altezza. Il pareggio comunque è nell'aria e puntuale arriva in power play. La combinazione da applausi nello stretto, Podesvel liberato nello slot e questa volta Hüble non può davvero farci nulla. 1-1 meritato, ma la partita cambia nel secondo tempo. Maglie della difesa ceca molto larghe, Pop si tuffa verso Nekvatal e sul rimbalzo Saviano ha addirittura due possibilità per colpire. La seconda non la può davvero sbagliare. Bolzano di nuovo in avanti e con la partita in pugno. Ancora Saviano sfiora il tris su un ribaltamento 3 contro 1 che meritava sorte migliore, ma la gioia è rimandata di poco. Quello di Gander sembra una specie di cross. Il bastone di Foster in qualche maniera impatta il puck e i biancorossi possono di nuovo festeggiare. I Foxes gestiscono bene il doppio vantaggio. Broda in avvio di terzo tempo avrebbe la possibilità di chiudere i conti in contropiede. Poi il match si accende nei minuti finali. Bacca riapre i conti con una rasoiata in power play. Poco più tardi sembra richiuderli il rimbalzo vincente di Insam sulla conclusione di Pope, sempre in superiorità numerica, ma per il Bolzano c'è ancora da soffrire. Un assolo di Rehus porta lo Znojmo sul 3-4 con 200 secondi ancora sull'orologio. Tornano alla mente i fantasmi di Linz, ma questa volta il Bolzano li spazza via e si gode la quinta vittoria esterna della stagione. Siamo partiti molto bene sia nel primo che nel secondo tempo, trovando subito i gol pesanti dello 0-1 e dell'1-2. Alla fine possiamo dire che è stata una vittoria frutto del lavoro di squadra contro una formazione che ha talento e capacità di offendere. I ragazzi hanno dato davvero tutto sul ghiaccio.